Care amiche, cari amici, potrebbe sembrare normale, ma non come in questa fase, temi e concetti marcate in modo così forte nella relazione del nostro segretario. Temi come i diritti, doveri, lotta allo sfruttamento, assistenza, rappresentanza democratica e cittadinanza. Sono i temi dell'impegno sindacale della CISL e della nostra associazione ANOF nei confronti dei stranieri che vivono e lavorano in questo Paese. L'obiettivo è quello di affermare una nuova strategia della convivenza basata sulla non discriminazione, le pari opportunità, l'integrità della persona e il rispetto delle differenze. Una strategia della convivenza basata sul riconoscimento reciproco e sulla definizione di un orizzonte di diritti, di valori. Sono quelli contenuti nella nostra Costituzione, che devono, e sembra anche banale, che devono essere vissuti e proposti come parte integrante della nostra identità, ma in questa volta devono essere arricchiti attraverso l'interazione e la convivenza civile. Certo, in questa fase il dibattito politico è molto acceso e per questo è importante che si affermi un cambiamento culturale e si faccia strada la consapevolezza che le politiche di integrazione sono un'opportunità per un cambiamento positivo per tutta la società. Esse per essere efficaci devono essere organiche, cioè debbano includere le questioni del lavoro, della casa, della scuola, dei servizi e dell'assistenza. Sono questi temi devono essere comuni sia per i cittadini immigrati sia per i cittadini italiani. Di conseguenza, si devono mettere in campo politiche nazionali che rafforzino la cittadinanza sociale e promuovano finalmente la cittadinanza politica. L'aveva sottolineato con forza ieri Raffaele, dal riconoscimento del diritto di voto amministrativo con la revisione di quelle incongruenze dell'ordinamento legislativo, ad una nuova regolazione del diritto di cittadinanza che semplifichi finalmente le procedure e dia certezze su requisiti e tempi per lo ius soli, temperato. Si pensi alla condizione assurda dei giovani figli di immigrati nati in Italia privi fino a 18 anni di uno status di cittadino, che va risolta una volta per tutti. Che va risolta una volta per tutti questa questione. E il progetto di una nuova legge è un obiettivo ormai non più rinviabile. Sono 20 anni, abbiamo usato diversi termini, passando dall'inclusione all'inserimento, all'integrazione, ma credo che siamo giunti ad una definizione che è la terminologia dell'interazione e il percorso dell'interazione sia il percorso giusto. Queste sono politiche che devono essere progettate per favorire una pedagogia della responsabilità dei cittadini, una gestione creativa della differenza. Basta con questi tentativi che attribuiscono agli immigrati
la responsabilità di emergenze sociali che riguardano invece problemi irrisolti della nostra società, come lo stato di abbandono delle periferie urbane, la piaga del lavoro irregolare, dell'illegalità e dello sfruttamento, soprattutto nell'agricoltura meridionale. Sono i domini della criminalità organizzata. Certo, è stato un messaggio di cambiamento epocale, quello di affidare ad una persona di origine immigrata il Ministero dell'Integrazione. Ma noi l'abbiamo detto al Ministro, il Ministro deve essere molto attento, il Ministro deve trovare l'intesa, il Ministro deve partire da un progetto comune, basta che parti da una proposta bipartisan che già giace nelle cassette degli scrivanie del Parlamento. Tuttavia, è normale per ogni società, l'idea di uno Stato interculturale suscita delle resistenze, ma è normale, la state vivendo voi, la stanno vivendo anche altre società, ma è normale. Queste resistenze profonde tra le persone pone una domanda. Due minuti. Siete capaci di cambiare? Siamo capaci di cambiare e fino a quanto cambiare? Per evitare che questa domanda diventi una fonte di confronto sterile, la risposta dovrebbe trovarsi nell'interazione come processo che permette anche agli altri di cambiare. Gli altri chi sono? Sono gli immigrati. Anche loro non possono aspirare che le loro culture siano pietrificate. Devono abbracciare il cambiamento. Qualcuno possa pensare che la restrizione della libertà della minoranza può essere tradotta in, come dire, più diritti per la maggioranza, ma è vero il contrario. È vero il contrario. Noi come ANOLF, e finisco, con la nostra propria azione siamo diventati protagonisti di primo piano, con una presenza sempre più articolata in tutti i territori. L'ANOLF svolge un ruolo praticamente incisivo nel definire la propria credibilità di attore capace di coniugare essenza distante. Nel nostro impegno, quello che non va mai dimenticato è il rapporto con i nostri associati, con chi con rinnovata fiducia si rivolgono a noi, sempre più numerose, per ottenere aiuto. A loro e a loro che è continuamente rivolto il nostro sguardo quando ipotizziamo i possibili sviluppi dei processi di integrazione, quando ci confrontiamo con enti ed istituzioni per trovare soluzioni. Grazie, quando Sadi. Ci andiamo in campo per manifestare la nostra rabbia e lottare per i nostri diritti. Certo, questo è un obiettivo molto difficile da raggiungere, ma noi siamo disposti oggi di aprire un'altra fase, una fase che abbia più, come dire, collaborazione e veda più collaborazione e sinergia favore, con Sadi. Le categorie per rafforzare l'azione della nostra grande organizzazione che è la CISL. Grazie.